cavallo della gara Atletico Nutelle contro Madame Butterfly 6-1 per quest'ultima. Andiamo a intervistare le protagoniste. Parente, Parente, 6-1 dopo 7-8 minuti di stallo, loro hanno approfittato dei vostri ruoli difensivi e hanno segnato. Poi diciamo in zona offensiva poco o nulla da parte vostra, siete un po' schiacciati dietro. Come mai? Cerchiamo di essere più incisiva nel secondo tempo. Cosa ci vuole per essere più incisiva? Ora ci pensiamo. Ne parlate con il capitano? Il capitano. Va bene, in bocca al lupo per la crisi. Ciao. Andiamo dalle Madame Butterfly. Caccavale, Caccavale. Salve. 6-1 per adesso, partita tra virgolette facile. Avete solo sofferto sulla punizione dove loro hanno segnato, però fortunosa, però fortunosa, va bene, sì, va bene così. Possiamo giocare ancora meglio, dobbiamo trovare ancora un po' posizioni in campo, anche ragazze nuove che sono entrate, si sono inserite, quindi procediamo. Il secondo tempo servirà a quello, per sì, diciamo inserire un po' i nuovi acquisti. Va bene, in bocca al lupo. Ciao. Seconda giornata Ladies Cup, quinta edizione, Atletico Nutella contro Madame Butterfly, 12-1 per quest'ultime. Migliore in campo Tempesta, consegniamo la medaglia, complimenti. Migliore adesso il capitano Leanza, portiere della squadra Atletico Nutella. Leanza, diciamo, a mio punto di vista, beh, la squadra è nuova, però troppo schiacciate verso la difensiva. Pochi attaccanti. La fase offensiva ci hanno un paio di tiri. Sì, ma cioè, come dicevi, la squadra è nuova e non ci conosciamo, quindi ci stiamo conoscendo in campo. Ed è giusto anche fare pratica così. Loro comunque hanno dato il meglio, sono fiero comunque di loro. Ripeto, è una nuova squadra, mi è piaciuto come hanno lavorato, ovviamente dobbiamo crescere, perché ci stanno tante cose da fare, saltano le posizioni, non siamo bene coordinate, ma questa è la prima partita. Vabbè sì, piano spero, poi insomma, di migliorare, bisogna comprare un attaccante, ma loro sono delle veterane, sono forti, conosco Antonio, sono tutte amiche, quindi ma sicuramente, cioè io sono già partita sinceramente con un po' di timore, però ovviamente loro hanno, cioè le mie hanno dato tanto in campo, sono orgogliosa e sono fiera di loro, quindi va bene così, come prima partita, anche se è una sconfitta, però è tutto che ci dobbiamo conoscere. Va bene, vuoi fare un saluto particolare? Alla mia squadra, perché si è comportato comunque bene. Ok, complimenti. Grazie, alla complimenti, alla prossima. Tempesta, due gol. Tempesta. Vabbè, Minichini, Fiorella, Tempesta, non lo so. Dire. Ma sono tutti noi. Tempesta. Fiorella. Fiorella, scusami. Fiorella, due gol per te. Però davvero una grande squadra. Oggi si è comportata bene sia a livello offensivo che a livello offensivo. Vi state anche cambiando con le nuove, con i nuovi acquisti, Esposito e Maione, che oggi ha fatto la sua prima partita. Diciamo che sono i nuovi acquisti che si fanno molto da dire da noi. Ma nel senso che sono molto bravi tecnicamente, hanno una visione di gioco incredibile. Magari quello che mancava un po' a noi, insomma, una regista in campo come Roberta veramente ci arriva. Ma tiene palla in posto al gioco. Sì, davvero un acquisto, diciamo, tra virgolette azzeccato, diciamo così. Come dissi l'altra volta per Di Martino, ci manca qualcosina a livello difensivo come lui, perché siete un po' troppo offensivi. Sì, però è state vero, lavorando anche su questo. Ci mancano, ovviamente, che era la nostra colonna portante in difesa, però credo che più o meno stiamo capendo anche i meccanismi a difesa, cioè come mettere una giocatrice offensiva a difesa per anticipare e poi ripartire, insomma sarà questo come nato. State lavorando anche su questo. Diciamo manca solo quello, perché essere una grande squadra. Deve essere un po' più equilibrata a difesa, però ce la faremo per fine torneo. Va bene, vuoi fare una dedica speciale a qualcuno? Sì, la dovevo fare quando ho segnato, comunque devo fare una dedica a Gabriele per i gol. Va bene, complimenti, alla prossima, grazie. Ciao.